Ciao bambini, oggi vi parlerò della fotosintesi clorofilliana. I vegetali sono esseri autotrofi, si nutrono da soli, cioè sono in grado di costruirsi autonomamente il nutrimento. Le piante lo fanno grazie all'energia luminosa attraverso la fotosintesi. La fotosintesi è il processo che usano le piante per procurarsi il cibo. È composto da quattro fasi. Le piante, attraverso le foglie, assorbono anidride carbonica e restituiscono all'ambiente ossigeno. La pianta assorbe attraverso le radici l'acqua e i sali, trasformandoli in linfa grezza, che viene assorbita e distribuita in tutte le parti della pianta attraverso il tronco. Guardate l'immagine. L'anidride carbonica presente nell'aria entra nelle foglie attraverso gli stomi, piccoli fori sulla superficie della foglia. Fase 3. La clorofilla presente nelle foglie assorbe la luce del sole e trasforma l'anidride carbonica e la linfa grezza in linfa elaborata. Che rappresenta il nutrimento della pianta. Attraverso i vasi linfatici del fusto raggiunge tutte le parti della pianta dall'alto verso il basso. Ricordiamo che durante la fotosintesi la pianta, attraverso gli stomi delle foglie, rilascia ossigeno che viene utilizzato dagli altri esseri viventi per la respirazione ed è per questo che le piante sono importanti per la vita del nostro pianeta. Bambini, io con questo ho concluso e vi do appuntamento alla prossima lezione. Ciao ciao!